Partita risolta nella prima parte del secondo tempo. Al terzo minuto c'è uno svarione difensivo della Ternana. La Reggiana ne approfitta con Picasso che segna il gol partita. Poco più tardi l'arbitro milanese Chiesa, forse un po' frettoloso nelle sue decisioni, espelle tre ternani in rapida successione. Prima tocca a Dermidio, poi è la volta di Cavezzi e infine, e stavolta la decisione appare legittima, a vedere rosso è Carini. La partita non ha più storia, anche se la Ternana ha ancora qualche occasione per avvicinarsi alla porta di Bucci, specialmente al 37esimo con una punizione bolide di Cinello. Nel finale la Reggiana coglie il palo con Morello imbeccato da Sacchetti. Dopo 13 domeniche imbattute, prima in classifica, fa sognare. Però non è svanito totalmente la disillusione del finale dell'anno scorso e quindi andiamo cauti. Abbiamo una squadra che ha in sé delle caratteristiche, se vogliamo, diverse da quelle dell'anno scorso. Auguriamoci di durare. Quattro vittorie nelle ultime quattro partite per il Piacenza, mentre la Cremonese non è riuscita a vincere nell'ultimo mese. Qui è la differenza in questo incontro di vertice, e tutto questo nonostante che Tentoni continui a confermarsi goleador di razza. Ecco come al microfono di Romolo Amicarella prima Gigi Simoni e poi Luigi Cagni raccontano di aver vissuto questo incontro. Noi abbiamo, anche nel primo tempo, abbiamo un po' alternato cose bellissime ed altri momenti un pochettino di pausa. Qualche giocatore non era in grande condizione, però direi che noi abbiamo avuto lo shock del gol al 45esimo su rigore contestato da noi dopo che avevamo avuto la palla del 3-1 con il palo di Castagna. Se noi facciamo il 3-1 probabilmente cambia la partita, non lo so, però avrebbe vinto 4-3 il Piacenza forse, no? Però noi da 3-1 ci siamo trovati 2-2 con un gol che riteniamo irregolare noi, è chiaro che invece per gli altri è giusto così. E allora vai negli spogliatoi, sei nervoso così e pensi a una partita che ti vuole andare male, evidentemente una certa fragilità, perché invece bisogna sempre rimanere lucidi, tranquilli e giocare con logica. Loro tra l'altro hanno fatto su calcio d'angolo questo bellissimo gol con De Vitis e hanno vinto la partita meritatamente, hanno giocato bene. Io sono abbastanza contento, ma non certo contento della prova complessiva della squadra. A Piacenza in ottima salute, ha incontrato una grossa squadra, noi un mese e mezzo che stiamo molto bene, abbiamo fatto dei risultati anche eclatanti come quello di oggi e noi siamo consapevoli di dover fare un certo tipo di campionato e dobbiamo proseguire su questa strada per raggiungere il più presto possibile l'obiettivo che ci eravamo prefissi. Utile consecutivo, quarto posto in classifica, primo centro in campionato di Marco Negri, aggancio al gol di Marulla dopo 10 domeniche di digiuno. Due punti pesanti, quelli conquistati dal Cosenza contro il Pisa, due punti sofferti ma meritati. L'analisi della gara è di Gigi Marulla. Ha fatto un primo tempo così e così, anche secondo me dovuto a questa squadra che era chiusa abbastanza bene. E poi nel secondo tempo siamo entrati in campo forse più determinati, abbiamo avuto la fortuna di sbloccare la partita, poi abbiamo raddoppiato e alla fine la partita sicuramente l'abbiamo così vinta meritatamente, anche perché il portiere nel primo tempo ha fatto un miracolo su Bia, perciò insomma alla fine non abbiamo rubato niente. Pisa abbia messo in campo Granitico in difesa ma senza molte idee, soprattutto senza pesi in attacco. L'assenza di Cristian Vieri si è fatta sentire. Per il presidentissimo Romeo Anconetani però non è tutto. Io direi anche sfortunato, perché non entro in merito al primo gol, ma dopo il primo gol la squadra si è proiettata con grande determinazione nel tentativo del pareggio. Librato, ripresa nel segno del Cosenza. Sblocca il risultato Marulla all'ottavo su imbeccata di Negri. Nella circostanza Rocco si fa espellere per proteste. Al 34esimo stessa sorte toccherà al Cosentino Napoli. Raddoppia Negri ad un minuto dalla fine su appoggio di Balleri. L'orgoglio del Bologna, che a fronte di due sconfitte consecutive trova la forza di reagire e affossa un inconsistente Taranto sotto tre reti.
Bersellini riesuma la zona schierando il neoacquisto Padalino al centro della difesa e affidando la regia ad Anaclerio. Casale in attacco non fa rimpiangere lo squalificato Turkilmaz. All'ottavo, su suggerimento di Pessotto, si gira bene ma sbaglia la mira. Al 14esimo, punizione di Incocciati, Casale di testa trova pronto Simoni. Si vede il Taranto al 21esimo, Bertuccelli per Pistella che controlla e tira, la palla sorvola la traversa. Il Bologna passa in vantaggio al 26esimo, rimessa di Pessotto, Tarozzi al centro in semigirata e Incocciati al volo trafigge Simoni, è l'1-0. Al 32esimo sgroppata di Casale sulla sinistra, sul suo cross Incocciati manda a lato in scivolata. Nella ripresa il Bologna mette in mostra il meglio di sé. Al primo minuto un sinistro di Casale in area, deviato da un difensore, costringe Simoni a una difficile ribattuta. Al terzo, su punizione di Incocciati, List in tuffo di testa esalta ancora le doti acrobatiche di Simoni. Al 12esimo combinazione List-Anaclerio-Casale, il centravanti arriva sbilanciato e fallisce il bersaglio. Al 20esimo da Evangelisti a Casale che fa ponte per Incocciati, il cui tiro è deviato in corner da Simoni. Giusto il tempo di una pericolosa punizione di Pistella per il Taranto al 31esimo che termina oltre alla traversa, poi il Bologna dilaga. Al 38esimo da Lista Incocciati che appoggia per Pessotto, il quale dal limite lascia partire un destro imparabile per Simoni. 5 minuti e giunge il terzo gol, secondo personale di Incocciati, che sfrutta nel migliore dei modi un preciso lancio di Anaclerio. I rossoblù riconquistano la credibilità e il pubblico. Per il Taranto la crisi si fa sempre più nera. Hai avuto coraggio a tirare quella punizione? Con la primavera ho sempre fatto gol su tre che ne ho tirate, questa qua è la quarta e ho fatto gol anche oggi. In allenamento le provo sempre, alla fine e i risultati sul campo fino a questo momento mi stanno ripagando. E così la prima vittoria in casa della SPAL è arrivata al 91esimo. Il merito è di un ragazzo di 17 anni di Ro Ferrarese, Luca Albieri. Marchesi lo aveva fatto entrare in campo al 30esimo della ripresa al posto di Ciocci Zoppicante. SPAL e Fidelis Andria in quel momento stavano pareggiando 0-0 con i pugliesi che avevano fatto correre due seri pericoli ai padroni di casa. Entrambi nel secondo tempo. Al quarto minuto, su calcio d'angolo battuto da Nardini, di testa ripa, traversa, e al 42esimo su un contropiede di Del Vecchio, al quale però Battara si era opposto con grande bravura. La SPAL, priva, va detto, di alcuni titolari di peso, tra cui Nappi e la coppia centrale della difesa Mignani-Servidei, rientrava invece Paramatti, una buonissima gara la sua, si era resa pericolosa una sola volta al 37esimo del primo tempo, cross di Salvatori, di testa Bottazzi, ma Torresin si salva. Al 30esimo della ripresa, dicevamo, Albieri al posto di Ciocci. Sarà la mossa obbligata, fortunata e vincente. 91esimo minuto di gioco, quando ormai i tifosi spallini si erano rassegnati al pareggio. L'arbitro assegna una punizione a favore della SPAL per un fallo di Del Vecchio su Messersi. Bottazzi vorrebbe batterla lui, invece... Andrea, gli ho chiesto se potevo calciarla io perché mi sentivo che potevo rendermi pericoloso e... mi ha lasciato battere, questo lo devo ringraziare perché non credevo che mi lasciasse calciare, perché sono giovane, ho 17 anni, allora certe responsabilità non posso prendermele. Sono stato contento e è andata bene. Il Lecce porta a 9 la serie delle partite utili, ma accusa qualche segno di stanchezza. Il Monza, da parte sua, dimostra di non meritare la deludente posizione di classifica. Il risultato di parità ci sta tutto, anche se il punteggio poteva essere più vistoso, ma i portieri Gatta e Rollandi se la sono brillantemente cavata. Lecce ad una punta secondo un'impostazione ormai classica di Bolchi, Monza ben organizzato in tutti i reparti. Dopo un'uscita di Gatta sul lanciato Brogi e Rollandi ad intercettare il tiro in diagonale di Notari Stefano e poi ancora Gatta a respingere la conclusione di Artistico dalla media distanza, il Lecce non convince, attacca in maniera confusa e raramente conclude. Il Monza si difende con ordine e, ispirato da Rubbiati, si fa pericoloso in contropiede. Alla mezz'ora il portiere del Monza respinge un pallone indirizzato da Ceramicola all'incrocio dei pali. Sul finire del primo tempo è invece il portiere leccese a salvare la propria rete su deviazione di testa di Artistico.
Nella ripresa Bolchi schiera un attaccante Rizzolo al posto del difensore biondo ed è proprio il nuovo entrato a portare il Lecce in vantaggio, riprendendo il pallone respinto dal palo sul tiro di Ceramicola. Siamo al nono, ma il Monza non si abbatte, anzi continua ad ordire efficaci trame a centrocampo, dove il Lecce accusa qualche scompenso di troppo e perviene al pareggio al 19° con una bella conclusione dal limite di Robbiati. Nei minuti finali il Lecce spinge, ma l'esito della gara non cambia e negli spogliatoi il pareggio accontenta tutti. Se ci si... Non è stata una bella partita, anche se l'impegno non è mancato. Di manovre ragionate se ne sono viste poche. Invece l'allenatore del Modena, Frosio, ha visto una partita diversa. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, poi nel secondo tempo, all'inizio del gioco, abbiamo subito questo gol su calcio di punizione e in quel momento qualche preoccupazione in più l'abbiamo avuta, perché fare gol a questo Verona oggi mi sembrava molto difficile. Tra l'altro noi avevamo perso anche Provitali per un incidente di gioco e quindi avevamo qualche difficoltà in attacco. In realtà nel primo tempo il Modena ha avuto una sola palla gol, costruita da Consonni e Provitali. Paolino l'ha sprecata così. Poi una buona occasione l'ha avuta il Verona. Il tiro sbilenco è stato di Priz. Un lungo periodo di gioco stagnante a centrocampo ha preceduto un pasticcio di Polonia che ha costretto Gregori a liberare alla meglio e il Modena non ha saputo approfittare della situazione. A sua volta la difesa modenese non è stata immune da errori. Piovanelli non si aspettava un regalo tanto bello. Con Fanna a ridosso dell'altro vecchio della partita, il Verona ha iniziato il secondo tempo a ritmo sostenuto. Al Modena sono venuti a mancare i suggerimenti di Baresi e i gialli hanno dovuto giocare sulla difensiva. E proprio da uno spiovente di Fanna è arrivato il gol scaligero. Lo ha segnato il capitano Rossi. Dopo il vantaggio, il Verona ha commesso un peccunzione, ha attaccato e ha lasciato agli avversari l'arma del contropiede. E così è arrivata la punizione firmata da Paolino, un errore che l'allenatore Reia non può perdonare ai suoi ragazzi. È una partita sicuramente da portare in porto. Scintille di straordinaria intensità emotiva in un Pierluigi Penso al massimo della capienza consentita, 15.000 sugli spalti, record di presenze ed incasso, circa 350 milioni, tifo alle stelle e in campo due squadre che si sono affrontate a viso aperto cercando la vittoria dall'inizio alla fine. Il Padova ha carezzato il sogno di espugnare il terreno lagunare esattamente per 71 minuti. Tanti ne sono trascorsi dal vantaggio biancoscudato dopo appena 5 minuti dall'avvio al pareggio di Campilongo. È Simonetta a sbloccare il risultato, cross di Gabrieli, Caniato non trattiene e per il neo acquisto patavino ex lucchese è un gioco da ragazzi, rispondendo così all'assurda contestazione di alcuni sedicenti tifosi biancoscudati al momento del suo arrivo a Padova, meno di un mese fa. Allora Simonetta, l'eroe di Sant'Elena per quanto riguarda il Padova, un gol per entrare nel cuore dei tifosi biancoscudati? Sì, ti ringrazio per l'eroe, no, è una partita un po' sentita da tutte e due le parti e... abbiamo disputato una grande partita e purtroppo c'era il rammarico che potevamo chiudere la partita, comunque tutto sommato il risultato penso che sia giusto alla fine. È il primo gol fuori casa dall'inizio di questo campionato della squadra di Sandreani e Stacchini. Il Venezia accusa il colpo ma prende subito d'assalto l'area biancoscudata sfiorando il pareggio a più riprese con Lizzani, colpo di testa sul palo, poi con Bortoluzzi, Maiellaro, Rossi e Filippini, ma spesso la mira è sbagliata. Calderisi intanto cerca il raddoppio e lo manca d'un soffio, travolgente e irresistibile la sua azione personale, ma Caniato è piazzatissimo. Tutto lo stadio in piedi gli tributa un interminabile applauso. Alla mezz'ora il Venezia invoca il rigore per questo contrasto in area patavina tra Rosa e Bonaldi, l'arbitro Amendolia lascia correre. Ripresa, Bonaldi manca il bersaglio di un niente. In area biancoscudata si accendono mischie furibonde, in una di queste, a un quarto d'ora dal termine, il pallone finisce tra i piedi di Campilongo, che ottiene il pareggio. È il suo settimo gol personale, ma quel che più conta, la fine delle sofferenze veneziane, in campo e fuori. Sì, ci è andata bene, una partita che c'era veramente da dannarsi l'anima se la perdevamo. Una partita che abbiamo... sì, rischiato, però abbiamo anche dominato. Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta. Loro ci hanno messo in difficoltà, forse con qualche azione di rimessa. Comunque l'importante è che poi alla fine tutto è andato bene. Il pareggio ci sta benissimo. Per come si era messa la partita siamo contenti. Ce lo descrivi quel gol? Niente, c'è stata una mischia in aria e questa palla è uscita sul lato destro. Io l'ho calciata di prima intenzione al volo e ho fatto gol.